È vero che allenarsi di sera non ci fa dormire bene. La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che l'esercizio fisico sia un'ottima strategia per migliorare la nostra qualità e igiene del sonno. Infatti, un esercizio fisico regolare porta a miglioramenti nella qualità del sonno, nel tempo trascorso a dormire, nel tempo di addormentamento, quindi ci addormentiamo prima, ma soprattutto nella quantità di tempo trascorso nella fase REM del sonno, ovvero quella fase che serve al nostro corpo per rigenerare le nostre cellule e per farle recuperare. L'esercizio fisico può aiutare anche a ridurre e a combattere sintomi quali apnee notturne, insonnia, disturbi del movimento legati al sonno. Ma cosa succede però se invece che allenarci durante la giornata ci alleniamo la sera subito prima di andare a dormire? Oggi voglio provare a rispondere a questa domanda che mi ha fatto un mio caro amico, ciao Davide, che mi ha chiesto di fare un video sul perché allenarci la sera non ci faccia dormire bene. Beh, devo dire che io come lui ero convinto che allenarsi la sera non facesse dormire bene, soprattutto perché lunghi anni di ricerche ci hanno sempre dato il consiglio di non allenarci troppo tardi la sera, di allenarci almeno 3 ore prima di andare a dormire, appunto per non influenzare la nostra qualità del sonno. Come sempre però mi sono armato del mio fedele MacBook Pro del 2016 e scienza alla mano ho sviscerato qualsiasi database scientifico per trovare una risposta il più coerente possibile. Ebbene, la scienza come sapete è complicata e quindi la risposta è tutt'altro che semplice. Partiamo un attimo dal principio, ovvero da quello che siamo sempre stati abituati a sentire sul sonno e sull'allenamento serale. Il fatto che allenarci di sera non facesse dormire bene è da ricercare nel fatto che quando ci alleniamo produciamo tutta una serie di ormoni che vanno ad attivare il nostro sistema simpatico, ovvero il sistema del lotta o fuggi, cioè quel sistema che ci tiene allerta, che ci tiene svegli, che fa migliorare il nostro focus, la nostra attenzione, producendo ormoni quali il cortisolo, l'ormone dello stress, gli endorfine durante l'allenamento, gli endocannabinoidi, conosciuti anche come responsabili dell'euforia del corridore. Insomma, ci mettono in uno stato di allerta che è del tutto opposto a quello di cui noi necessitiamo per dormire. Infatti per dormire il nostro corpo ha bisogno di attivare il sistema parasimpatico, ovvero il sistema opposto, anche chiamato del resta e riposa, cioè quel sistema che sostanzialmente ci consente di metterci nelle condizioni di rilassamento, quindi abbassa i livelli di cortisolo nel sangue, abbassa la temperatura corporea, riduce la frequenza cardiaca, in altre parole ci mette nelle condizioni ideali per riposarci. Bene, tuttavia, anche se questo ragionamento potrebbe sembrare esattamente logico, la scienza ci dice che non è esattamente così. Infatti proprio pochi mesi fa è uscita un'interessantissima review che ci ha mostrato alcuni dati interessanti che ora vi mostro. Questa review ha confermato che l'ipotesi che l'allenamento serale influisca sulla qualità del sonno si verifica solo in determinate condizioni, ovvero l'età del soggetto, lo stato di forma generale di quel soggetto, il tipo di allenamento, il livello di allenamento di quel soggetto e soprattutto anche il cronotipo del soggetto preso in considerazione. In altre parole, questa ipotesi, ovvero che l'allenamento serale riduca la nostra qualità del sonno, può risultare vera se prendiamo un soggetto anziano con una scarsa qualità di vita, uno scarso stato di forma generale, uno scarso livello di allenamento, un cronotipo mattutino e soprattutto che svolge un allenamento ad alta intensità prima di andare a dormire. Insomma, una condizione che è veramente rara da trovare. Al contrario, invece, questa review e tutte le ricerche che ha preso in considerazione ci ha mostrato che l'attività fisica, soprattutto se svolta a livelli di intensità lieve o moderati, ha migliorato la qualità del sonno in tutti i soggetti partecipanti allo studio, a prescindere da tutti gli altri fattori, mentre l'allenamento ad alta intensità ha comunque migliorato la qualità del sonno, anche se non esattamente in tutti i soggetti partecipanti allo studio. In conclusione, ci diceva che l'esercizio serale, specialmente quello ad intensità lieve e moderata, migliora la qualità del sonno, aiutando le persone ad addormentarsi prima e a trascorrere un maggior tempo durante la fase REM, e nonché riducendo anche i risvegli notturni. Quindi il consiglio finale che ho tratto da questo studio possiamo riassumerlo così: se sei un soggetto in salute non c'è alcun tipo di problema nell'allenarti la sera, soprattutto se sei un soggetto allenato. Cerca comunque di andare a dormire almeno un'ora, un'ora e mezza dopo esserti allenato. Infatti questo, i 90 minuti, è il tempo che il nostro corpo necessita per passare dal sistema simpatico, quindi dell'ottofugi, al sistema parasimpatico del resta e riposa, ed è anche il tempo affinché il corpo riesca a ridurre ed abbassare la propria temperatura interna, condizione necessaria per garantire una maggior produzione di melatonina ad esempio, ovvero l'ormone del sonno. Piuttosto, se la notte non dormi, le cause sarebbero da ricercare altrove, come in una scarsa qualità e igiene del sonno. A tal proposito puoi trovare su physiomagazine.com, nella sezione risorse, la guida gratuita che ho scritto, Segreti e scienza del sonno, per imparare a dormire bene e con scienza. Con questo è tutto, io ti saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!